forse uno dei pochi baluardi di serietà professionale, di grande disciplina, di grande passionalità artistica, che riescono a sopravvivere a questa decimazione voluta non dal Padre Eterno, ma da cinque disgraziati che hanno sistemato le loro famiglie in questo governo di buffoni. Ovviamente noi abbiamo conosciuto solo da dopo l'Unità d'Italia, perché prima ognuno rubava a casa sua, nel senso si rubava nell'orto il pomodoretto, si rubava dalle sgrinfie della nonna l'insalata, erano furti legittimi, c'era molta fame in questo paese, non è mai stato un paese, diciamoci, che ha offerto sempre la manna, tranne a lui, quanti anni avete ricevuto la manna? E quindi abbiamo in quest'ultimo tempo proprio capito fino a che punto la negligenza di questo senso di totale mancanza di dignità e anche di rispetto verso 60 milioni di italiani. Questo fa sì che è venuto in mente di ricordare a queste persone che questa è la nostra ricchezza patrimoniale. Ogni volta che si alza un cantiere vuol dire che nascono dei bambini, perché non è vero che le zero nascite dipendono dal fatto che non ci amiamo più e che non facciamo più l'amore, ma ti fanno togliere la fantasia anche di questo. Questa mia postazione, nella quale si trasferiscono emozioni e spero grandi anche serenità, una voglia forse di, attraverso una canzone, di ricomporre il proprio identikit, la propria natura, sperando che appunto di questi cantieri ne sorgano ancora tanti, oltre alla musica anche quello della scuola, che è molto pericolante, quello di altre attività, soprattutto le cose artigianali. Vorrei salutare definitivamente le multinazionali, fateci un favore, non tornate più.